tempi, quando non c'era possibilità di avere un livello alto di unità, di costruire almeno un patto d'azione. E cioè il patto d'azione che cos'era quando l'abbiamo proposto? Era quella cosa di consultazione reciproca prima di fare documenti, prima di rispondere a un editore, prima di mandare una lettera a qualcun altro, perché farci un passaggio di conoscenza di ciò che uno voleva, intendeva fare, cioè far conoscere alle altre organizzazioni quello che uno voleva fare, poteva consentire anche alle altre organizzazioni, per esempio, di aderire a quel tipo di iniziativa, di farla insieme, di modificarla, di aggiustarla, di fare un percorso insieme. Noi su quella strada, in quel momento, abbiamo incontrato lo SNAG, che per quello che riguarda le attività che stavamo noi pensando, si è trovata molto vicina e abbiamo iniziato da allora un percorso di collaborazione. Poi abbiamo avuto dei problemi diversi quando ci sono state le iniziative di presidio davanti alla Federazione Editori, i due scioperi, uno fatto da loro, uno fatto da noi. Abbiamo avuto in quei momenti delle opinioni purtroppo diverse, e non sto a dire se ha ragione l'uno o l'altro, non mi interessa, sto raccontando una storia passata. Da lì ci siamo ritrovati ancora e ci siamo detti: noi così facciamo male, perché non raggiungiamo né noi né nessuno il risultato che si vuole. E quindi abbiamo iniziato un percorso con lo SNAG, a cui si è aggregato l'USIAGI, molto diverso. È difficilissimo che oggi si fanno, al di là di una lettera all'editore, che sono quelle cose che si fanno e che si scrivono di getto e si spediscono, ma non hanno il peso che può avere un'iniziativa di altro genere. Noi tutte le iniziative nei confronti della FIEG, i documenti, abbiamo fatto dei convegni unitari con queste due sigle, tutte le lettere, tutti gli interventi fatti nei confronti del governo, li abbiamo sempre fatti insieme, anche quando abbiamo scelto deliberatamente di presentare, per esempio, alle audizioni delle memorie diverse, lo abbiamo fatto per mettere dei documenti diversi sul tavolo, ma i documenti che abbiamo fatto e ci siamo scambiati sono stati documenti conosciuti, ogni documento dall'altra organizzazione. Per cui tutto questo percorso, in questi almeno ultimi 2 anni, è stato fatto esattamente nella direzione che dice Breghina. Ma perché questo? Perché l'opzione di fondo, che l'edicola è il centro dell'informazione in Italia, che deve esserci una regolamentazione, che occorre una legge di tutela, lo riteniamo quello fondamentale. Quindi, essendo il punto fondamentale, un punto che ci unisce, noi su questo punto fondamentale abbiamo costruito. Questo non vuol mica dire che noi in questi ultimi 2 o 3 anni non abbiamo avuto delle tensioni fra di noi, cioè abbiamo fatto delle litigate tra noi e i colleghi dello SNAG feroci, però lo abbiamo fatto per trovare poi le soluzioni e uscire con un'unica modalità di intervento. E questo è quello che noi abbiamo da anni cercato di fare, lo stiamo facendo. Non è che abbiamo bisogno che qualcuno da fuori ci dica unitevi. Oltretutto, ripeto, c'è un problema importante che è l'individuo. Quando Mauro dice ci sono province dove non c'è nessun sindacato, ci sono zone dove non c'è nessuno, ci sono poche, c'è uno e non c'è l'altro. Io vorrei far presente che noi nelle città, se togliamo le città grosse, quelle che superano i 400-500 mila abitanti, cioè da Bologna in su, Bologna, Firenze, eccetera, da lì in su, noi abbiamo province e città con 20 edicole, 30 edicole. Cioè, non è che si può creare un sindacato autonomo in loco con 20-30 edicole, perché è impossibile economicamente reggere una situazione di quel genere lì. E quindi è chiaro che noi dobbiamo fare aggregazioni, accorpamenti che sono più vasti, che quindi questo disperdono delle cose. Quindi, siccome non ci sono economicamente le possibilità di avere grandi finanziamenti, perché noi gli unici finanziamenti che abbiamo sono quelli che ci danno gli edicolanti, è chiaro che noi con questi finanziamenti costruiamo le strutture che è possibile costruire, il resto è volontariato. Quando mi si dice ma gli edicolanti non sanno nemmeno che, io credo che il 99% delle colpe sia del sindacato. Però, scusate, se noi abbiamo come SINAGI, adesso gli altri, ognuno parlerà per sé,
come Sinaggi, a parte la radio che abbiamo costruito insieme e su cui cerchiamo di dare le collaborazioni che possiamo, cioè noi abbiamo un sito che è a disposizione di tutti e chiunque può leggere quello che noi mettiamo dentro. Siamo presenti sui social network anche con delle pagine ufficiali di Sinaggi. Abbiamo un giornale che è costoso, perché stampare un giornale, anche se ogni due mesi, è costosissimo. Ci vogliono un mare di soldi che noi non abbiamo e stiamo facendo sforzi disumani per riuscire a tenerlo in piedi, anche se abbiamo dimezzato le pagine. Abbiamo un giornale che ci costa un mare di soldi, che arriva tutti ogni due mesi a tutti gli edicolanti italiani. Ora, che un edicolante non abbia tempo di sfogliare un giornale, scusate, lo Snag ha un giornale che addirittura lo hanno portato a mensile e tutti i mesi arriva a tutti gli edicolanti italiani. E anche la storia delle Gevendi c'era sul nostro giornale, c'era nelle assemblee, c'era nei siti, c'era sul giornale dello Snag. Allora, che ci sia tanta gente che non sappia nemmeno che c'è le Gevendi, io capisco tutto, mi prendo il 99% delle responsabilità, ma la svegliata bisogna che ce la diamo tutti, Oltretutto io ho già avuto modo di dire in un'altra occasione che il sindacato unico è possibile. Mi si faceva e mi si fa sempre il paragone della FIT, che è la federazione dei tabaccai, dicendo loro sono riusciti a fare un sindacato unico. Non è vero, perché oltre alla FIT c'è la federazione dei tabaccai Confesercenti, c'è la CISL tabaccai, c'è la UIL tabaccai, quindi non è vero che c'è un'unica organizzazione dei tabaccai, è vero che c'è una che è la più forte, la più potente di tutti, certo, che ha risorse economiche enormi. Ma come ha fatto ad arrivarci? Ci è arrivato perché ha fatto l'unione con gli altri sindacati o perché i tabaccai hanno deciso di, per ragioni loro che io non conosco, i servizi che la FIT dà, cioè, sono delle ragioni, non è che se lo sono inventato da un giorno all'altro, però la FIT è diventata la più forte perché una grossissima parte dei dicolanti sono aderenti lì. Nella nostra categoria non funziona così, perché ognuno aderisce a un sindacato diverso, c'è qualche associazione che ovviamente si pone al di fuori delle organizzazioni sindacali, anche quella associa delle persone, ce ne sono tanti che non sono associati per disinteresse o perché non vogliono saperne di essere associato a un sindacato. C'è qualcuno che teorizza tutti i giorni, perfino sul gruppo che dovrei coordinare io su Facebook, che è Edicoland, c'è gente che è venuta per tanto tempo, adesso un pochino ha rallentato, che è venuta per tanto tempo a dire stracciate le tessere del sindacato. Allora, va tutto bene, i sindacati hanno fatto e fanno continuamente degli errori madornali, però io credo che ci sia un problema che è passata nella testa degli italiani, che è un problema che ha posto prima in misura anche minore Berlusconi, che ha posto Renzi oggi e che sta ponendo da due anni Renzi, il nostro Presidente del Consiglio, e cioè il sindacato non serve a niente. Perché nelle trasmissioni televisive, non so, fateci caso un attimo, nelle trasmissioni televisive è quasi ormai impossibile, se non in quelle due o tre che tutti conosciamo, sulla 7 o su Rai 3, se togliamo quelle due o tre trasmissioni lì, di organizzazioni sindacali di qualsiasi genere presenti, non ce n'è. Poi andate a vedere in tutte le trasmissioni durante tutto il giorno, è pieno di fede consumatori, difesa dei consumatori, federazioni di unione dei consumatori. Perché? Perché si sta spostando tutto lo scontro tra il mondo, fra virgolette, esterno e non più le categorie che hanno necessità di confrontarsi, ma si stanno spostando sulla consumazione, sul consumatore. Il consumatore non ha potere. Quando uno delle federazioni varie di consumatori vanno lì a protestare perché vogliono, perché fanno gli incontri, hanno risolto quella pagliuzza lì, ma il sistema sociale non lo hanno minimamente sfiorato, mentre i sindacati sfiorano il sistema sociale. Allora, l'abolizione di questo sistema e del ruolo, con tutti i suoi errori che può anche aver fatto, il ruolo che comunque ha sempre avuto le organizzazioni di tutti i generi, sono una funzione fondamentale che vogliono far fuori.
il sistema del consumatore. Io non sono un consumatore, io sono una persona. Poi posso anche essere consumatore nel momento in cui consumo, ma io sono una persona, io ho bisogno di avere dei servizi alla persona prima ancora di sapere quanto costa la mela. Io devo avere delle garanzie dallo Stato per quello che riguarda la sanità, per quello che riguarda la scuola, ma di tutto questo i gruppi dei consumatori non sfiorano nulla. Allora, questo demolire il sistema sindacale italiano, che non era un sistema sindacale qualsiasi, che era molto radicato tra la gente e che era quello che creava solidarietà, questo sistema qua è un sistema, secondo me, sbagliato, che ci fa pagare conseguenze. Oggi si dice, noi stiamo mediando sulla legge, per cui, non so se Mauro si riferiva a questo, me lo spiegherà lui, per cui stavamo 5-0, poi invece abbiamo perso 3-0 e abbiamo detto che abbiamo vinto. Non funziona così, non è così. La sperimentazione è stata una cosa di 25 anni, dell'80, del 79, non mi ricordo più neanche, del 98 credo, scusate. Ma sostanzialmente oggi, se noi pensiamo alla legge che stiamo discutendo, oggi noi non siamo 0-0 e per cui rischiamo di perdere 2-0 anziché 5-0. Noi oggi siamo in clima di liberalizzazione. Io l'ho detto, non so, non riesco a farmi capire, non so in che modo dire, ditemi come lo devo raccontare, ma il Consiglio di Stato, che per l'Italia è legge, non so se è chiara questa parola, il Consiglio di Stato fa legge. Il Consiglio di Stato in 2-3 sentenze diverse ha detto che noi siamo liberalizzati, è chiaro? E quindi andare a mettere dei paletti non significa perdere 2-0, 3-0, significa vincere una battaglia e riportare delle regolamentazioni in un sistema che il Consiglio di Stato, che non si può andare a far sopra il Consiglio di Stato, che non serve una mazza perché la legge l'ha già fatta, la sentenza l'ha già emessa. Allora non significa perdere 2-0, significa riportare delle regole a una categoria che oggi regola non le ha, e la FIEG lo sa e i distributori locali lo sanno che non ci sono regole. Allora vogliamo partire da qui e vedere qual è la funzione del sindacato e poi vediamo quali sono gli obiettivi che ci diamo, e poi sugli obiettivi si possono creare le unità. È quello che con lo SNAG stiamo facendo in questi giorni, abbiamo degli obiettivi comuni, su quegli obiettivi stiamo creando fronte ogni giorno più, tra virgolette, più forte, tant'è che i politici, io non so se mi è sfuggito, però alla Camera le audizioni sono state Sinag e Snag, e credo che anche al Senato le audizioni sono state Sinag e Snag, perché anche la politica ha capito chi e come poneva determinate questioni che sono al centro dell'editoria, per quello che riguarda quantomeno il pezzo di filiera che ci interessa. Allora, il secondario è un caso. No, allora io credo che insomma la risposta come sindacalista tu l'abbia data ampiamente. Io però vorrei sottolineare un aspetto. Non so se Mauro. Scusa Fabio. Sì. Fabio. Sì. Un attimo. Ma io mica ho detto. Io mi ho detto che deve essere eliminata la rappresentanza. No, assolutamente. No. Perché io ho detto che bisogna ristrutturare. Ma infatti io volevo intervenire esattamente su questo cenno che hai fatto tu, mettendolo insieme prima a quell'elemento che poi ha raccolto anche Giuseppe, quello dell'informazione. Allora, io credo, Giuseppe, che da questo punto di vista il sindacato è quasi inattaccabile, cioè ha la sua logica e sta procedendo in questa fase, in un momento di grande difesa della categoria. Il problema però è che il contesto e i tempi sono profondamente cambiati, e cioè c'è bisogno di una serie di interventi, poi dopo li dirò, proprio perché il contesto è nel caos più completo, e da qui anche il malessere della categoria. Io credo che per esempio nel patto d'azione, diciamola così, potrebbe rientrare questo discorso dell'informazione e dell'innovazione fatta in maniera laica. Cioè tu prima citavi i due organi di informazione, quello del SINAG e quello dello SNAG. Giustissimo, va benissimo, sono strumenti importanti, ma come
magazine, house magazine, cioè strumenti della sigla sindacale. Qui c'è bisogno di una campagna e di una massa di informazioni che